Al tagliar la corrente, ecco il titolo del nuovo romanzo di Mario Vattani, edizione Mondadori, che è stato presentato il 29 maggio a Roma e con grande successo di pubblico presso il Circolo degli Esteri Lungotevere dell'Acqua Cetosa 42 da illustri relatori quali l'ambasciatore Raffaele De Lutio, Pia Luisa Bianco, Vittorio Sgarbi e la giornalista Stefania Viti come moderatrice. Buonasera a tutti e grazie davvero per essere qui. È il secondo romanzo appunto di Mario che pubblica con Mondadori, per cui anche da parte mia veramente i più veri complimenti. Ecco a voi dagli interventi dei relatori alcuni passaggi molto importanti. Io ho sempre cercato un po' di far venire fuori il fatto, lo spessore della scrittura di Mario, spessore che poi in questo secondo libro si riconferma e quasi un po' si allarga, si matura, no? Quasi anche nella scrittura. E visto che comunque al di là di tutte le cose che vengono narrate, del plot di ogni romanzo di cui si parla poi sempre molto, ciò che fa la differenza nei romanzi è poi proprio lo spessore letterario. E chiederei a Pia Luisa cosa ne pensa anche lei di questo aspetto che secondo me è fondamentale. Certo che è fondamentale, qua non bisogna essere esperti di Egitto, non devi scusare il romanzo, bisogna essere esperti di romanzi, bisogna saper leggere dei romanzi per riconoscere la mano dello scrittore. La prima volta che ho letto questo libro l'ho letto in un formato Word, un file in formato Word, quindi davanti al mio computer. E questo mi svantaggiava moltissimo, perché non c'è niente di meglio che per me che essere sdraiata sul divano quando devo leggere e immergermi nella lettura di un romanzo. Nonostante fossi svantaggiata e immediatamente catturata dall'attacco del libro, che è strepitoso e che mi fa entrare immediatamente nell'ansia, nel contorno conturbante che il protagonista sta attraversando, sono veramente le prime righe, e poi mi sono addentrata nella lettura, ho avuto una spontanea allucinazione, chiamiamola così, o associazione di idee imprevista per me stessa, perché mi è venuto in mente un verso dell'Amleto, che è il più famoso di tutti, che viene sempre citato, e che recita «The place, the thing». La rappresentazione è la cosa stessa e questo è il romanzo. Naturalmente questo è il verso più conosciuto e citato, ma di solito viene decurtato di quello successivo, che è invece la chiave di quella stessa considerazione. Quindi il verso intero recita di Place the thing wherein I catch the conscience, cioè questa è la rappresentazione, questa è la cosa. Amleto sta mettendo in scena la morte del padre, eccetera. Ma attraverso questa rappresentazione va alla ricerca di una coscienza. Ora, questa duplicità mi ha suggerito via via il modo di addentrarmi in questo romanzo di Mario Vattani, perché piano piano voi troverete una sorta di scrittore nello scrittore. Per un verso avete la trama. La trama l'avete meravigliosamente riassunta in risvolto di copertina. Il genere è un noir. Troverete le situazioni le più scabrose, sorprendenti, violente, grottesche, impressionanti, che si succedono come in ogni noir che si rispetti. E poi c'è un'altra storia, rispetto alla quale tutte le scene che incontrerete, ripeto, le più stupefacenti, le più raccapriccianti, sono, come dire, potevano essere quelle, potevano essere altre. La vera storia che Mario ci racconta, e in modo magistrale, è la storia di un individuo che continuamente, come troverete fin dalle prime righe, pencola tra il saper e dover decidere qualcosa o il non dover decidere nulla e affidarsi, lasciarsi portare dalla corrente. I temi che Mario affronta in questo romanzo sono tanti
c'è il tema del tempo, cioè sicuramente però, e a questo poi così mi riallaccio su quello che ha detto lei per lasciare poi la parola al professor Sgarbi, anche il tema appunto della donna, una donna che però questa volta in tutte le varie sfaccettature è una donna anche molto diversa rispetto a quella a cui ci aveva abituato per esempio in Doromiso, se vi ricordate, no? In Doromiso abbiamo così questa estetica della donna molto filiforme, molto, vi ricordate anche la scena quella dove lui con la sua insegnante di giapponese la guarda di profilo e dice Dio è così sottile che non vedo neanche, non riesco a capire dove possono stare i suoi organi, sempre di organi anche lì si parla in modo diverso. E però invece qui abbiamo una donna ovviamente che è la rappresentazione anche di un territorio, no? Per cui è anche decadente ma anche molto abbondante, è tutto molto eccessivo nella contraddizione della descrizione anche del femminile, ma di tutto poi l'ambiente che tu racconti dell'Egitto. E in questo senso il libro di Mario ha proprio la capacità di dare questi flash anche fotografici, quasi proprio per immagini, no? E però alla base di tutto io così sento, o perlomeno quello che ho percepito, una grandissima passione, un grandissimo amore per la storia che racconti, per il paese che ci racconti, di cui parli, e anche per queste donne, che sono poi donne appunto molto diverse poi anche da di noi, sia per il loro comportamento, per le loro problematiche, ma anche per la loro estetica. Allora in questo senso volevo sapere un po' l'opinione anche del professor Sgarbi. Non è mio compito né interesse esprimere opinioni. Mi è stato chiesto di presentare un libro che l'ho doverosamente letto con una certa fatica, perché tu sei immerso in una vita, io ho una vita che è più forte della forma. E forse non avrei fatto benissimo il critico letterario, perché devi continuamente immergerti in vite altrui di cui non ti importa nulla. Ora, a me della vita di Vattani importa meno che niente, salvo che dell'incidente che ve lo ha reso caro e parente il rapporto suo padre. È il libro di un uomo che ha un'altissima pulsione sessuale, questo mi pare evidente anche da Pia Luisa Marco. Cioè, la cosa che gli interessa di più è quella cosa che interessa anche a me e anche a suo padre, se ricordiamo quella vicenda che lo ha legato a, mi pare, 23.000 euro di telefonate amorose, che poi lui ha restituito tutte, ma che l'hanno reso leggendario, perché non si chiede come ha fatto a spendere tanto. E quindi c'è un attivismo erotico della famiglia Vattani che va tenuto in considerazione. Questo è un libro da leggere, non si può recensire, né si può fare un saggio critico letterario che rischia di essere irrelato rispetto alla necessità, cioè Vattani è uno scrittore? Resterà nella storia del romanzo del nuovo millennio? O è un uomo di mondo legato a un mondo che è il vostro e che è anche il nostro, che scrive un romanzo come seconda espressione di sé, la prima o la seconda? Cioè come Mario Tobino è prima un chirurgo, anzi in questo caso un medico dei matti, o uno scrittore? Lui è prima uno scrittore o un uomo, un ministro plenipotenziario degli esteri controverso in una situazione di governo insopportabile? Il romanzo è un romanzo determinista, cioè come indica la Pietra di Zobianchi, è un romanzo che parla di una storia di un signore più giovane di lui che ha un'esperienza che l'autore oggettivizza. È evidente che Verga non è uno dei vinti, Verga non è un pescatore. Invece questo romanzo è un romanzo, io credo, ma posso dirlo con gli strumenti esili che ho di conoscenza di lui, un romanzo autobiografico. C'è un signore che viene dal Giappone e in Giappone si è fatto fare dei tatuaggi e incontra una ragazza bellissima, vi ricordate la moglie di Tronchetti Provera, Afef? Quella Afef è Amal, chiavabilissima. Questa Amal ha un desiderio... È un desiderio tipico delle ragazze, soprattutto quando vivono in paesi dove c'è maggiore rigore del costume dei genitori e delle famiglie, e cioè farsi dei tatuaggi. E il dialogo sul tatuaggio è uno dei passaggi più notevoli del libro, perché loro sono seduti e lei dice: stavo ascoltando Gabriele, ma ad un tratto ho sentito la pressione delle dita di Amal sull'avambraccio, mi sta alzando la manica della camicia. Quella camicia è la sua camicia.
e la camicia non del protagonista tale Axel o Alessandro, ma di Mario Vattani, che con il suo braccio tatuato impedisce di vederlo a lei dicendo: le faccio segno per scherzo, come ha fatto adesso, che è un segreto. Va bene, non lo dico a nessuno. Ma fin dove arriva questo tatuaggio? Amal parla bene inglese, ha solo una leggerissima inflessione, ma non è accento arabo. Va da qui a qui e poi anche dall'altra parte. È un tatuaggio tradizionale giapponese, fatto a fare, secondo me, che non lo conosco abbastanza, a Osaka, sul braccio destro, io non l'ho mai visto, di Battani, che quindi ci dice essere questo un romanzo autobiografico, che poi sia ricco di suggestioni, come dire, avventurose, è giusto. Ma quello che a lui importa è farci capire la sua anima. Che bisogno c'è che Alex abbia un tatuaggio? Ma perché ce l'ha dal primo, da un altro libro. Alex esiste, ma anche, però i due libri Battani sono ce l'ha staccati da un altro libro. Tutti voi ce l'avete. Voi, ma che importanza? Tutti voi. Vabbè, comunque, volevo dire, quindi mi conferma che scrivere in questo modo permette di leggere anche in condizioni estreme. E quindi significa che comunque si riesce a far passare, cioè, poi su tutto il resto, sul fatto dell'amore per, insomma, questa presenza femminile, eccetera, sì, certo. Però di questo poi riparleremo. Allora io vi dico, vi confesso che quando preparavo, soprattutto quando parlavamo con Stefania, anche così, ho detto: allora viene il professor Sgarbi, vi ricordate la scena del film Il Gladiatore, quando loro sono nell'arena del Colosseo e a un certo punto si apre una porta, non si sa cosa sta per uscire, e lui dice ai suoi, in quel caso io ero trasformato nel gladiatore in questo caso, dico: qualsiasi cosa esca da quella porta, stiamo uniti. E in effetti è successo, perché effettivamente bisognava fare così, avevo ragione.